Thank you.
di ogni autore che io interpreterò stasera è un dramma di ogni ciclo. Adesso concludo questa parentesi di Einaudi con Onde Corte e l'ultimo brano bellissimo che si intitola Testa. Grazie mille. Thank you.
Bellissimo, ha vinto naturalmente anche il Festival di Cannes, visto che parliamo della Francia. Ed è un brano, Tabarly e una valle. Io farò il brano di apertura di questo documentario, dove lui con grande entusiasmo prende questa barca a vela e si inoltra con il sogno di attraversare tutto il mare, un po' come noi facciamo con la vita, no? A chi va meglio e a chi va peggio, ma è una questione di fortuna e di caso. E il caso vuole che, il caso negativo, lui è stato sfortunato in questa sua vita. Però la musica di Jan Tiersen rende viva la figura di questo sportivo che è morto purtroppo. E concludo con Naval, che è diciamo, è la colonna sonora di quando lui va un po' alla deriva. La musica con la M maiuscola è un po' come il cielo per noi, sta sempre al di sopra. Quando io suono, quando noi ascoltiamo la musica, certo, dobbiamo credere che ci sia qualcosa di più, che la musica è intangibile, la musica non si compra. Perciò io ci tengo molto che la musica, chiunque di noi deve ascoltare la musica, non tutti possono suonare naturalmente perché sarebbe un mondo di musicisti. E quindi troppo spesso noi artisti ci arrabbiamo, ma proprio con il cuore, quando ne parlavo proprio con il mio amico, mi sembra che sei tu Marco, vero? Sì, Marco Forconi, ti ringrazio stasera che sei venuto. La musica si deve ascoltare. Non deve essere una merce soltanto di intrattenimento e maltrattata, come spesso succede. Dopo Tabarly suonerò una rosa, appunto, del favoloso mondo di Amélie che conosciamo tutti quanti. Ancora grazie.
storica perché è il primo concerto in tutta la mia vita. Ne avrò fatti, non lo so, centinaia, con gli occhiali. E allora lì, carissimo Marco, ho capito che è età passa per tutti. Cioè, ci vedo pure senza occhiali, sia ben chiaro. Però, insomma, da vicino vedo le note doppie, vorrei fare gli accordi, ma già che ho accordi, cioè già ci sono le note doppie, mi rendono quadruple. Poi sono andata all'ottico, ho detto, mi faccia una montatura che mi ringiovanisce. Mi ha fatto questa montatura e anche mi piace tanto, no, scherzo. Comunque ci vedo bene, non ancora non mi ha vinto. Allora, c'è un autore giapponese. Sai perché i giapponesi stanno sempre molto avanti, basta pensare ai terremoti, che loro hanno il terremoto della del nono grado, si spostano. Microfono. Vabbè. È arrivata Gaia? No. Sì, anche siamo. Sì. Ah. Allora, pensare che stavo dicendo che i giapponesi arrivano un terremoto del nono grado della star mentale, si spostano, si appoggiano, aspettano che passi il terremoto e continuano a lavorare, no? Perché appunto sanno, è una civiltà veramente molto avanzata, anche riguardo la tecnologia, eccetera, ma anche con la musica. Io amo profondamente due autori giapponesi, ma la musica un po' non ha bisogno di etichettamenti, che appartiene alla musica, un po' il linguaggio universale. Allora c'è questo autore che si chiama Jo, con la J, Isahishi con la H, potete andare a vedere su YouTube. Lui è un grandissimo direttore d'orchestra, il più grande in tutto il Medio Oriente, il Giappone. Ed è stato, è tuttora, perché è giovane, ha una cinquantina d'anni, è il più grande compositore di musica della colonna sonora dei cartoni animati, tutti quelli giapponesi dove... Le musiche sono veramente molto belle. Allora, lui è un grande appassionato di Chopin, chi è che non lo è? La stessa Gaia ci ferma, ha suonato qui Chopin l'altro ieri. Ha composto dei notturni, ispirati a Chopin, naturalmente con un sapore più moderno, perché Chopin ha composto nel 1800 e passa, ha vissuto 35 anni come tutti i musicisti, non hanno vissuto moltissimo, e lui ha composto invece questi notturni negli anni 2000, quindi a distanza di 300 anni c'è un richiamo di Chopin, ma c'è anche un richiamo ai giorni nostri. E ci tengo molto a suonare, a farvi ascoltare questo notturno, veramente bello. Poi invece passo a un autore, più tardi invece farò un grande omaggio a Sakamoto, grande in assoluto, vincitore di 5 Oscar, lui come compositore, ne parlerò un pochettino poco più tardi. Dopo di Isahishi, invece io la scaletta la taglio ogni volta, sì, ecco. Un brano tipico dei pianisti che suonano questo repertorio, se non siamo molto, non lo so, ma è un brano simbolo della filmografia contemporanea, che tutti abbiamo visto questo film, Zeppiano, Lezioni di piano. Ricordate quella donna che suonava il pianoforte di nascosto al marito, in realtà il maestro non è il maestro, non era l'amante, poi il marito si è arrabbiato, gli ha tagliato il dito, eccetera. Però il compositore inglese, Michael Nyman, ha scritto questo brano che l'hanno utilizzato in tutte le versioni possibili, addirittura quelle con il Bond Immortal l'hanno